scusa Corinne, tu non abiti con il Grinch, perché devi venire ad abitare con noi? È andato in hotel. Infatti, adesso che se n'è andato pure l'orso, ti ci devi mettere pure tu. Per favore, lasciaci soli. Esatto. Ragazzi, tranquilli, sarà solo per un giorno. E poi scusate, non si rifiuta mai un ospite, soprattutto se sono io, la migliore del mondo. Ah sì, solo un giorno e ti sei portata quella valigia gigante e tutte quelle cose, scusa. Aspetta, so io dove sistemare la sua valigia. Dove? Fuori dalla finestra. Certo, anche io ho delle necessità. Vedete il mio vestito, la mia mascherina per dormire, perché se no io non dormo, soprattutto se non ho la mascherina. La mia sveglia, che è uguale alla vostra, vero? Ce l'avete? Sì. Sì, ce la faccio. Non l'hai buttata? No, assolutamente no, non l'ho spaccata in due con un martello. No. Ah, e poi il mio amato ketchup, io non posso mangiare se non c'è lui. Anzi, dato che sono la vostra ospite, vi preparerò un piatto delizioso. Ma che cosa c'è dentro quella valigia? Mamma mia. Mi spieghi come fa a essere tua sorella quella? È pazza. Ma io ho mai detto che è mia sorella, scusa. Lei si è presentata un giorno e tu le hai creduto. Io ho anche chiesto l'esame del sangue, insomma, quello che si fa quando siamo sorelle. Però lei non me l'ha mai dato, quindi io non credo lei sia mia sorella. Comunque io in casa non la voglio. Dinna, ma è palese che sia tua sorella. Lei si chiama Cori, così. E tu invece sei Ninna. Togli la N. Boom. Corinna. Vedi? Fa il tuo nome, completa il tuo nome, come delle sorelle gemelle si completano a vicenda. Sì, tu sei troppo intelligente. Ma tu hai fatto l'università per caso? Cosa significa? Non vuol dire che se Cori significa Corinna, allora siamo sorelle. Ciao Renna, buongiorno. Saremo coinquiline, sei contenta? Sono così felice di stare in questa casa con te. E ora mi vado a mettere sul divano. Devo rimanere sempre aggiornata, quindi guarderò il telegiornale. Mi sa che tocca tenercela in casa questa. Io mi vado a fare una doccia. Vado a giocare alla play. Ciao Cori, fai come se fossi a casa tua. Piatina, tu lo guardi il telegiornale? Vedi? Tutte le notizie. Giocando alla play. Io? Vabbè, ciao. No, aspetta, io non ce l'ho a casa. Compratela. No, Matti. Posso giocare? No, che non puoi giocare alla mia play. Ti prego. Oh, mamma mia, ma tu non ci sai giocare, è difficile, sto giocando online. Poi se mi fai perdere, perderò tutti i trofei. Io sono una strega, non perdo mai. Va bene, solo una partita. Sì. Ok, mettiti le cuffie. Ok. Prendi il joystick e colpisci. Il joystick si tiene così. Oh mio Dio. Così. Ma tu non hai mai tenuto in mano un joystick. Non si tiene così, lo devi mettere in orizzontale. Mio. Oh, ma sei seria? Perché? Ma che cosa fai? Non è un telecomando della televisione che devi fare così. Devi mettere. Guarda, lo ti faccio vedere. Sì, ho capito. Con il... Beh, c'è da dire che il tuo naso ha la lunghezza di un dito. No, pensavo di spaventare. Scusa, aspetta un secondo, fammi vedere una cosa. Cioè, il tuo naso è lungo quanto il mio dito, quindi sì, puoi utilizzare il naso per cliccare i tasti, è perfetto. Vai che ho perso. Sì, hai perso. Scusa, non volevo. Vabbè, non mi va più di giocare, addio. Ciao. Ciao. Ah, che rompiscatole. Ehi, Ninna, come va? Senti, possiamo toccarci insieme, insomma, come fanno le vere amiche, queste cose qua. Noi non siamo amiche. Sì, lo so che non siamo vere amiche, però insomma facciamo finta, no? Basta che dopo questa giornata infernale te ne andrai e non dirlo a nessuno in giro. Neanche io voglio essere tua amica comunque. Allora devi fare così, è facile. Prendi questo, lo metti qui, così. Così. Oh, quindi questa si usa per truccarsi, ovvio, sì. Io lo sapevo, quindi dovrei fare così. Così? No, non devi fare così, guarda me. Prendi, metti qui così, poi così. Non è difficile, eh? Ci provo, eh? Vabbè, faccio col dito.
Ma che versi fai? Ma comunque è molto fastidioso questo trucco. Cosa serve? Ora preparerò un bel piattino per i miei cari amici. Che schifo. No, anzi è buonissimo. Io amo il ketchup. Un po' di più. Ecco. Perfetto, è pronto. Ecco a voi questa bellissima prelibatezza. Spero vi piaccia. Grazie. Grazie, davvero bellissima. Una torta con il ketchup. In realtà io non ho molta fame, cioè non mangio cioccolato a pranzo e in realtà nemmeno abbinato al ketchup perché fa un po' schifo. Guarda, io penso che per oggi passo. Ho mangiato troppi cornetti con Nutella e mi sa che devo andare in bagno. Vorrà dire che me lo mangerò tutto io. Che buono. Io non la sopporto più. Quella ha utilizzato il nostro ketchup e la nostra torta al cioccolato per fare una schifezza. Cioè non si poteva mangiare. C'è un puzzo di ketchup per tutta la casa. In più non ha lavato il piatto. Beh dai, in fondo il ketchup non era così male. Il problema è che l'ha messo su una torta. Si sa che il ketchup si mette sulle patatine, no? E sì, vuoi dirmi qualcosa di quando è venuta a disturbarti mentre giocavi? Lo so. Che cosa ti devo dire? Non possiamo prenderla in braccio e buttarla via nel portale. È impossibile. Come no? Cosa? Che intendi con come no? Cioè, guarda, in realtà siamo uguali io e lei, quindi prendimi e buttami nel portale. Non ce la faccio! Porca miseria, non ce la faccio così! Dobbiamo tipo tagliarle i capelli a zero e farla piangere e mandarla via. Sì, questa è l'opzione giusta. No, stai ferma qui, è troppo crudele. Potremmo invece darle una bella racchettata in testa, no? Così, guarda. No, aiuto! Scusa, è più pericoloso tagliarle i capelli o darle questa in testa? Ma tu ragioni con il cervello? No, vabbè, sai che ti dico? Chi Cosa? Se ne frega di Cori, resterà qui e la metteremo a dormire in garage, no? Che... Non abbiamo un garage! Ragazzi, purtroppo devo andare, mi ha chiamato il mio Grinci che hanno finito i lavori, ciao! Se ne sta andando. Perché? L'ha chiamata il suo Grinci. Che schifo! Grinci, sto arrivando, amore mio. Questa casa è davvero brutta in confronto alla nostra grotta. E questo me lo riprendo io. Arrivo! Cioè, lei se n'è andata senza che noi dovessimo fare niente. La cosa più bella del mondo questa è davvero la magia del Natale. No, ferma. Tu stai cantando vittoria troppo presto. Fammi controllare. Arrivo! È davvero andata via! Te l'ho detto, la magia del Natale! Ma perché è venuta qua? Non ho capito. Ma forse stava cercando di controllarci. Oppure voleva semplicemente provare a vivere come Nina e Matti per 24 ore. In fondo è tua sorella, no? No. Vabbè, questa volta è andata bene. Speriamo che non torni. Sì, infatti. Io mi sono stancato di vedere gente entrare e uscire da questo portale. Esatto, sembra tipo, che ne so, l'autostrada. Che tutti la prendono e entrano in casa nostra. Dovremmo trovare un modo per chiuderlo. Va bene, vado a buttarti nel portale. No! Ciao!